Buonasera e benvenuta a Sabrina Vescovi, direttore generale del Eurocom Telecomunicazioni. Benvenuta a Green Buonasera, Reports. buonasera a tutti. Buonasera Anna. Allora, il mondo sta cambiando, le nostre abitudini stanno cambiando, le tecnologie necessarie per gestire questi cambiamenti sono già presenti al mercato. L'Italia è in ritardo, in netto ritardo. Che cosa manca? Che cosa serve in modo che possiamo camminare a passo con gli altri paesi? Sì, allora, l'Italia innanzitutto paga un forte ritardo infrastrutturale sulla banda larga. In un momento in cui a livello mondiale si parla già di banda ultra larga, noi abbiamo ancora un divario digitale sulla popolazione italiana che in alcune regioni tocca picchi elevatissimi vicino al 25%, che significa dire che 25 persone su 100 non hanno accesso ad internet, perché poi volendo concretizzare e semplificare che cosa significa e in cosa si misura questo ritardo, di questo stiamo parlando. Non è il caso del nostro territorio, la regione Emilia-Romagna è probabilmente a livello nazionale una delle regioni all'avanguardia, anche grazie ad un forte investimento che la regione ha fatto sull'infrastrutturazione di fibra ottica, ma rimane comunque aperto tutto il tema della gestione dell'ultimo miglio. Che significa dire che dal punto in cui arriva e si dirama la fibra ottica occorre portare l'accesso alla banda larga ai singoli individui e alle singole imprese. Su questo tema si inserisce ulteriormente il ritardo infrastrutturale dell'azienda che di fatto esercita in Italia un monopolio, che è Telecom, che continua a pensare di poter distribuire banda larga utilizzando la rete in rame. Sapete tutti, insomma, qual è anche il dibattito che c'è in questi giorni sulla possibilità di vendere l'infrastruttura di Telecom. Questo combinato disposto di ritardo infrastrutturale nelle scelte politiche, da una parte, e questo monopolio ancora di fatto di Telecom, ha però permesso l'inserimento ad alcuni operatori privati, piccoli e medio piccoli, nella gestione della distribuzione sull'ultimo miglio. L'azienda che io oggi rappresento, Eurocom Telecomunicazioni, che opera in questo ambito da oltre 30 anni, ha attivato un anno e mezzo fa un nuovo progetto. Si dà il nome Inoltre, che sta per Internet oltre i confini, col quale distribuiamo e gestiamo l'ultimo miglio, banda larga, reale banda larga via etere, in tutta la zona nord della provincia di Rimini, andando a coprire tutte le problematiche di divario digitale o di insufficiente ampiezza di banda per le imprese e per le persone che devono potersi connettere al web per poter esercitare al meglio quello che oggi viene individuato come un vero e proprio diritto di cittadinanza, perché è direttamente collegato all'accesso alla conoscenza e al tema più generale dell'inclusione sociale. È una rete che è partita da poco, che vanta già oltre 500 utenti, che ha una sua scalabilità e una sua upgradabilità estremamente importante, perché è di fatto gestita da un operatore locale che, tramite l'accesso alla fibra ottica, riesce di fatto a distribuire il fabbisogno così come viene richiesto dai singoli utenti. Sabrina, ti interrompo perché la Commissione europea, nella sua agenda digitale ha un posto speciale per il tema della città intelligente, appunto perché è vista, come presupposto di una crescita economica, di una crescita culturale, di una, crescita, del turismo e dell'inclusione sociale, appunto. E forse 2013 sarà l'anno della svolta anche per l'Italia. Guardate. Il 2013 sarà l'anno della banda larga e l'impegno e la promessa della commissaria dell'Unione Europea all'agenda digitale Nicole Kroes, che quest'anno ha in cantiere 10 azioni per far sì che si completi il mercato unico europeo che ha un valore di 110 miliardi l'anno. L'obiettivo è raggiungere la copertura universale della banda larga di base entro la fine di quest'anno e di quella veloce entro il 2020. Solo in uno spirito combattivo ha avvertito la commissaria perché la banda larga deve essere al centro della strategia digitale in quanto è ossigeno digitale.
e ossigeno economico, e tutti i nuovi servizi che hanno un impatto sulla vita quotidiana sono costruiti su queste fondamenta. La parola d'ordine è produrre risultati, per questo la CROES ha promesso un pacchetto di 10 misure entro quest'anno per rendere il mercato europeo più integrato, coerente ed efficiente. Primo, un nuovo quadro di norme per la banda larga fissa che dovrebbe arrivare, ha annunciato la commissaria a luglio, in modo da stimolare gli investimenti. Poi un piano d'azione per il wireless che arriverà ad inizio primavera, ma anche l'attuazione del programma per le politiche dello spettro radio, il sostegno al rollout della banda larga tramite i project bond, il taglio dei costi burocratici per la realizzazione dei progetti di TLC, nuove regole sugli aiuti di Stato specifiche per la banda larga e una maggiore trasparenza sulla velocità delle connessioni. Abbiamo visto anche nel servizio che la banda larga è al centro dell'agenda digitale, ma intanto le aziende hanno bisogno di una rete di comunicazione efficiente e capillare e soprattutto di connessioni veloci e stabili in modo di poter operare ed essere competitivi con il resto dell'Europa. Assolutamente sì. Proprio le imprese sono una delle nicchie di business più importante di Eurocom Telecomunicazioni. Occorre tenere presente che noi abbiamo questo progetto di distribuzione della banda larga locale qui sulla provincia di Rimini, ma di fatto siamo in grado di fornire connessioni anche al di fuori di questo territorio e lavoriamo con non poche importantissime imprese, ad esempio, che hanno sedi dislocate sul territorio nazionale, anche molto distanti l'una dall'altra, proprio per fornire loro una vera e propria infrastruttura di rete proprietaria. Anche questo è un concetto che occorre approfondire. Quando spieghiamo meglio di che cosa si parla. Si parla del fatto che ci sono alcune aziende che hanno necessità di interconnettere ad esempio Bologna a Rimini o a Rimini, da Rimini piuttosto che a Pesaro, piuttosto che a Roma, piuttosto che a Firenze. Con l'accesso alla banda larga e con le tecnologie che noi distribuiamo, noi non solo interconnettiamo le sedi con un'ampiezza di banda necessaria e sufficiente a supportare l'utilizzo di internet in modo massiccio e massivo, ma soprattutto permettiamo di accedere ai nuovi servizi, in particolar modo ai servizi di cloud computing, che oggi rappresentano l'ardia nella gestione anche di tutti i dati e della distribuzione dei dati delle aziende. Ci sono alcune aziende che ancora viaggiano con la rete cablata in rame a 128K e hanno qualche migliaio di dipendenti e interloquiscono quotidianamente con l'intero mondo e per scaricare un file da 1 mega ci impiegano dei minuti, ci impiegano. Ecco, l'accesso alla banda larga serve intanto ad accelerare le procedure di gestione, a renderle maggiormente sicure, perché in alcuni casi un'azienda può anche decidere di dotarsi di una sua rete privata e proprietaria di connessione fra le varie sedi e soprattutto permette di andare ad utilizzare tutti quegli strumenti applicativi che stanno nei vari ambienti operativi, che siano l'ambiente operativo di Apple piuttosto quello di Android, che permette poi di gestire i processi anche di proposta, ad esempio, delle attività di vendita in modo diramato sul territorio. Non esiste più un commerciale di un'azienda italiana che non viaggi con un tablet sul quale sia inserita un'applicazione che contiene catalogo, listini prezzi, aggiornamenti da poter condividere con il cliente. Ecco, non avere accesso alla banda larga significa limitare fortemente il potenziale di sviluppo commerciale delle nostre aziende. Ecco, dal punto di vista commerciale naturalmente ha tantissimi vantaggi, ecco, diciamo anche dal punto di vista ambientale, nel senso parlando di sostenibilità, che cosa significano queste tecnologie? Perché quando si parla di smart city spesso e volentieri ci dimentichiamo che un aspetto fondamentale è anche il rispetto per l'ambiente e avendo la disponibilità uno magari pensa: parliamo di banda larga, di internet, che cosa ha a che fare questo con l'ambiente? Ha molto a che fare nel termine di risparmio energetico, nel termine di risparmio di produzione di CO2. Assolutamente sì, voi sapete benissimo che c'è una forte richiesta da parte dei cittadini, ad esempio di accesso ai servizi della pubblica amministrazione,
che sia un accesso non necessariamente fisico, la possibilità di poter scaricare un certificato anagrafico, uno stato di famiglia, piuttosto che andare a ritirare un documento. Tutto questo è direttamente collegato, volendola semplificare, alla possibilità che noi abbiamo di avere delle amministrazioni pubbliche evolute da questo punto di vista, una banda larga che permetta al cittadino di poter accedere in modo agevole, semplificato e soprattutto veloce, anche in condizioni di mobilità, quindi non solo seduti ovviamente a casa propria, ma anche mentre si è in giro. Ovviamente questo comporta ed implica anche una minore necessità di spostamenti. Questo è un fatto abbastanza naturale, quindi sicuramente la riduzione della CO2. Poi c'è tutto il tema nell'ambito della smart city, delle smart grid, che cosa significa poter esercitare da remoto il controllo sulle proprie reti, le reti di pubblica illuminazione, le reti di distribuzione dell'acqua, le reti di distribuzione del gas o dell'energia elettrica, senza bisogno di dover avere una presenza capillare di persone a controllare questa rete, potendola regolare e misurare da remoto. Voi pensate ad esempio a quanto si spende nell'utilizzo del riscaldamento delle scuole. Ora, le scuole hanno dei sistemi di controllo e monitoraggio che sono assolutamente arretrati, che andrebbero evoluti, ma tutti i sistemi di smart grid hanno un loro senso se poggiano su un sistema di comunicazioni di vettori che sia sufficientemente in grado di trasportare dati. Voglio farvi questo esempio. Noi stiamo lavorando molto nei mercati nordafricani, dove si stanno costruendo moltissimi impianti di raffinazione petrolio, distribuzione, pipeline di distribuzione di gas, olio. Ecco, tutte queste reti vengono costruite già con ovviamente la logica delle smart grid e con tutte le attività di misurazione che occorrono. Lì in Nord Africa ci sono alcuni picchi di utilizzo della banda larga che noi in Italia ce li sogniamo, ed è questo l'elemento per cui si dice che l'Italia sconta una arretratezza infrastrutturale importante, perché oggi la distribuzione della banda larga è frammentata, non viene mai concepita come un bene di prima necessità e quindi come un bene che dovrebbe teoricamente essere pubblico, esattamente come è la rete fognaria, la rete di distribuzione alla banda larga dovrebbe essere in proprietà, se non ai comuni, alle regioni, e da questo punto di vista occorre che la politica faccia ancora un salto da questo, in questa direzione. Sono poche le regioni che hanno fatto questo tipo di valutazione, la regione Emilia-Romagna per nostra fortuna l'ha fatta e questo ci dà una buona mano. Ci sono alcune regioni d'Italia dove è veramente difficile poter lavorare se si è impresa e se si è cittadini. Parliamo allora di questa autostrada della Valmarecchia, di che cosa si tratta? Ma è molto semplicemente è una dorsale, tecnicamente si chiama Iperlan, di distribuzione di banda larga, quindi porta internet a casa degli utenti e nelle imprese. Siamo partiti dalla Valmarecchia quando la Valmarecchia ha deciso di entrare in provincia di Rimini, perché era una zona dove c'era un enorme divario digitale. In realtà interconnettiamo tutta la zona nord della provincia di Rimini e anche della provincia di Forlì-Cesena. In questo modo abbiamo già allacciato in un anno circa 500 utenti, senza peraltro neanche impegnarci troppo in questo progetto, perché è un piccolo progetto della filiera di imprese di Eurocom Telecomunicazioni, che opera in una nicchia professionale, anche guardando mercati esteri, però è un progetto di cui abbiamo voluto farci anche in parte carico, perché ovviamente il tema del divario digitale è un tema enormemente sentito. Abbiamo diversi utenti, tutti molto soddisfatti delle performance di rete e di banda. C'è un aneddoto molto carino che, se volete, vi posso raccontare. L'anno scorso, quando ho fatto il grande nevone della Valmarecchia, c'erano persone che erano completamente scollegate dal mondo, non funzionavano più i cellulari, non funzionava il telefono, e noi abbiamo ricevuto messaggi di richiesta d'aiuto dal nostro sito di Inoltre, perché ciò che funzionava era la connessione internet che noi avevamo portato. Questo perché la tecnologia che abbiamo scelto di utilizzare è una tecnologia estremamente performante, di grande qualità, è un prodotto che noi integriamo, sviluppiamo ed installiamo, che viene dal Canada, e siccome viene dal Canada tutte le nostre antenne, tutti i nostri sistemi di fatto sono dotati di un sistema di riscaldamento, quindi quando l'antenna è coperta dalla neve si
sostanzialmente scongela, si scioglie la neve e l'antenna continua a funzionare. La fibra ottica sta sottoterra, quindi problemi non se ne creano, e di fatto noi siamo riusciti a dialogare con alcune persone che erano isolate l'anno scorso durante la neve sul nostro portale di inoltre, www.inoltre.eu. Quindi quando le strade sono innevate, l'arteria digitale che voi avete costruito funzionava perfettamente. Ecco, qui quindi questa tecnologia parla non solo di comunicazioni, ma anche di wifi e di telecontrollo, è vero? Certo. Importantissimi anche per quello che riguarda la città intelligente, o il termine che è sicuramente più europeo, la smart city. Sì, la smart city è un'articolazione molto complessa, dentro ci sta moltissime cose e ci sono alcune realtà anche in Italia che di fatto ancora non hanno raggiunto il loro completamento, ma di fatto sono già delle smart city. Ciò che manca adesso è una infrastruttura che sia in qualche modo organica e omogenea nelle nostre città di telecomunicazioni, perché ogni città ha una sua infrastruttura ed ogni infrastruttura è diversa, che questo significa che non si può in qualche modo creare anche una economia di scala sulle applicazioni che ci sono. Poi il pezzo che ancora vede un po' arretrato il nostro paese è la capacità ad esempio della pubblica amministrazione di essere pronta al fabbisogno di accesso da parte dei cittadini. La tecnologia che con il progetto Inoltre abbiamo portato è una tecnologia replicabile in mille situazioni anche diverse. Il fondamento di base è portare e distribuire internet con una banda realmente larga, non banda larga soltanto per venderla, ma banda larga per utilizzarla, e permettere quindi alla pubblica amministrazione e ai cittadini di poter usufruire di tutti i servizi che sono legati al mondo, diciamo così, virtuale e digitale. Esatto, non parliamo della videosorveglianza, per esempio, importantissima per la nostra sicurezza, basta guardare alcuni dati della cronaca recente, no? Le videocamere sono fondamentali per quanto riguarda la sicurezza in città. Noi ne abbiamo installati, penso, quasi tutti i comuni dell'Emilia Romagna, larga parte dei comuni dell'Emilia Romagna abbiamo fatto impianti di videosorveglianza noi, e poggiano tutti su una rete di distribuzione in banda larga via radio. Questo perché? Perché la banda larga distribuita via etere ha un grande vantaggio, non obbliga allo scavo. Voi sapete perfettamente che scavare in Italia è un problema per l'acqua, è un problema per le risorse, il patrimonio storico artistico che ancora c'è sotto terra, ed è un problema anche in termini di disagio per i cittadini, perché se per connettere due telecamere io devo scavare una strada, nel periodo in cui scavo quella strada io devo bloccare il traffico, quindi creo disagio. Se l'autostrada che andiamo a creare è un'autostrada via etere che non si tocca, che non tocca nessuno, che non ha nessun tipo di conseguenze in termini di creazione di disagio, ecco che mettere in piedi degli impianti di videosorveglianza e quindi garantire la sicurezza diventa più semplice.